Ehi là ragazzi, come state? Io sono Mario, il coach. Bentornati o benvenuti sul mio canale. Allora, stavo pensando a una cosa molto importante riguardante degli esercizi. È un concetto molto semplice, riguarda la tua sicurezza. Hai mai sentito parlare di antero e retroversione durante gli allenamenti? No, eppure dovessi conoscere questo termine molto più di tutti gli esercizi che hai conosciuto fino adesso. L'aspetto sicurezza in effetti non viene mai guardato, ma questo argomento prima o poi lo affronterò. Anzi, se ti va di affrontarlo su allenamenti di sicurezza, scrivimelo sotto. Allora, guardiamo bene questo movimento e poi dopodiché ne parliamo un altro pochino, ok? Occhio. Quindi, questo è il movimento. Guardate ragazzi, quindi è antero, retroversione, antero, retroversione, antero, retroversione. Allora, a cosa serve questo esercizio, ragazzi? Questo esercizio serve soprattutto quando si va, per esempio, un esercizio che mi viene adesso in mente velocemente, quando per esempio si va a spingere col bilanciere o con i manubri, quindi si va a fare un military press, un shoulder press, ok? Da qui si tende proprio a sbilanciarsi con la schiena, invece chiudendo, facendo un'anteroversione, metto al sicuro con l'addome bello forte e da qui mi posso permettere di spingere, quindi cercare di stabilizzare. Ecco a cosa serve questo movimento, stabilizzando. La stessa cosa è nel plank è tipico fare questo ragionamento di anteroversione, d'accordo? Da qui chiudi in retroversione e fai il tuo plank con l'addome chiuso forte. E così sotto tutti gli altri esercizi, fidati che questo è un aspetto molto importante, quindi pensa, quando fai dei movimenti, specialmente quando lavori in piedi, fai dei sollevamenti, è importante andare a chiudere con la retroversione, l'addome bello chiuso forte. Spero che questo consiglio ti sia stato utile per i tuoi allenamenti. Ragazzi, se ti piace il coach ti iscrivi al canale o al massimo lascia un mi piace. Io ti ringrazio per aver guardato il mio video e ci vediamo alla prossima e allenati bene. Ciao! Ok, dai via, aiutala, ok, piccolo aiuto, non oscillare troppo, forza, chiudi forte l'addome, dai.